si fa un gran parlare di sport a Pagani e si fa un gran parlare della Paganese. La Paganese fino a questo momento è retrocessa, da qui a qualche giorno si saprà se potrà continuare ad essere aggregata al campionato di Serie C nazionale oppure dovrà svolgere il campionato di Serie D. Però il gran parlare attiene alla proprietà, perché sembra che il presidente attuale sia stanco di gestire la società e voglia lasciare spazio ad altri. Fra i tanti nomi, uno di una persona di Pagano, un imprenditore, il quale viene coinvolto continuamente e il suo nome viene sussurrato, talvolta anche gridato, a gran voce affinché divenga il proprietario della Paganese. E allora noi ce l'abbiamo qui vicino a noi, Vincenzo Calce. Ma lei sarà o non sarà il futuro proprietario della Paganese Calcio? Allora, prof, intanto ti ringrazio per avermi dato la possibilità di fare questo chiarimento che va spiegato bene, va fatto capire, non è alcuna né smentita né altro, ma è semplicemente un chiarimento, facendo una premessa. Come tifosi ci auspichiamo che la Paganese possa avere ciò che immeritatamente gli è stato tolto, non dal campo. Io mi auguro che la Paganese possa ritornare in C, perché tornando in C farà sicuramente tornare il presidente Trapani sui passi, anche se in realtà, come ho già dichiarato su qualche testata, la Paganese ha attualmente un suo presidente e ha una società ben definita. Quindi, detto questo, passiamo subito al chiarimento. Personalmente io non sono interessato a subentrare, a rilevare o a partecipare nella compagine. Il mio contributo negli anni è stato sempre quello di supporto e sostegno e fare in modo che alla Paganese potessero avvicinarsi delle realtà imprenditoriali. La Paganese come strumento per accrescere l'immagine delle aziende. La Paganese, non dimentichiamo che ha partecipato a dei campionati nazionali e per gli imprenditori poteva essere un'occasione e può essere ancora un'occasione per dare visibilità alla propria azienda, al proprio marchio, ai propri prodotti e ai propri servizi. Quindi, detto questo, fatto questo chiarimento, perché è dovuto per una città, è dovuto per questa splendida tifoseria che vive di Paganese. Questo è ciò che mi sento di dire in primis per rispetto alla tifoseria in una città. È chiaro che per il ruolo istituzionale che ricopro oggi, qualunque cosa, qualunque chance, qualunque opportunità, qualunque intervento, azione per far sì che la Paganese possa partecipare a campionati professionisti, da parte mia verrà assicurata. Quindi sì, in primis come tifoso, poi come istituzione, come rappresentante istituzionale, e come ho fatto sempre in passato, cercando di sostenere direttamente ed anche indirettamente la causa del sodalizio azzurro stellato. Un grande tifo, io tifo una sola squadra, sono un appassionato di calcio, sono un uomo di sport, ma non ho altre squadre. Io non seguo manco la Serie A se non la Paganese. Allora, questo è per quando, ma il titolo oggi è nelle mani del sindaco, ci sembra? Le risulta? Guardi, queste saranno voci, così come sicuramente sono state voci sul mio interessamento. Al momento non c'è niente di ufficiale,
La Paganese al momento ha un presidente, una proprietà, un presidente che ha dimostrato in 20 anni di saper fare calcio. Magari in questo momento sarà un po' deluso, c'è un po' di scoramento attorno, ma credo che alla fine Trapani ritornerà sui passi, perché deve ritornare sui passi, e dovrà avere questa volta ancora di più, e forse stavolta dico, il vero sostegno di una città intera.